E bella a tutti ragazzuoli, bentornati sul canale col vostro Lebegno 86. Buon lunedì 3 aprile a tutti, iniziamo la settimana videoludica, siamo sempre sul pezzo con eFootball 2023. Rimanete sintonizzati sul video, bezzati, perché tra poco, per chi ha visto il mio ultimo video, saprà benissimo che abbiamo trovato CR7, il Sume Player of the Week, e quindi oggi sarà il suo debutto. Ma prima di partire, come sempre, lasciatemi un minuto di tempo per fare i saluti, i ringraziamenti e gli oneri di casa. Quindi vi ringrazio a tutti i nuovi iscritti al canale, grazie mille per il supporto ragazzuoli, siete dei grandi, e vado a salutare tutte le persone che hanno commentato i miei due ultimi video. E saluto il buon Tom Subriaco, grande bro e benvenuto sul canale, anche il nuovo iscritto Sono il Manto, benvenuto anche a te brothers. E poi saluto Rebel, anche lui un nuovo iscritto al canale, e come sempre il mio ultras, il buon Alessandro Gamer, per chi non lo conoscesse, proprietario del canale YouTube Alessandro Gamer, la casa del calcio. Se siete amanti di football, passate anche dal suo canale, iscrizione e campanella attiva per non perdervi i prossimi contenuti che caricherà sul canale. Quindi ragazzuoli, si può partire, campionato di football, vamos! Eccoci qua, Bedazzi. Allora, accesso giornaliero già fatto, non avevo intenzione di registrare, pensavo di andare a giocarmi qualche amichevole con il buon Alessandro Gamer, ma ha dovuto fare due commissioni e quindi non siamo riusciti a beccarci. Quindi ho detto, sai che c'è? Registro un video per i ragazzuoli. Allora, abbiamo trovato CR7 il Sium da andare a battezzare, ed ha preso il posto di Kylian Mbappé, titolare Cristiano Ronaldo. Poi ho visto che c'era un nuovo pool dei giocatori del Manchester City. Ho detto, ma io perché devo giocare contro il COM e rugarmi il cazzo per 50 monete di merda oppure per un accordo al buio? C'avevo 100 monete, ci ho buttato altri 2 euro, ho fatto 3 giri, ho detto speriamo che mi dà quello che voglio io, ragazzuoli. Ebbene sì, di Haaland ce ne fottevamo il cazzo, perché tanto Haaland già ce l'ho e quindi non mi interessava. Volevo lui. Che mi ha dato, quindi adesso lo andiamo a livellare. Mi ha dato, dove sta? Eccolo qui. Volevo lui, volevo Rodri, e Rodri mi ha dato mediano collante da mettere davanti alla difesa se Tchouaméni non sta in forma. 18 livelli di crescita, 86 di overall iniziale. Parte già con le competenze di stile di gioco tutto a 90, quindi maxiamo la bombazza all'istante, il buon Rodrigo. Allora, aumenta livello 10, 12. Ok, 18 di 18, avvia allenamento, procedi. Questo qui è buggato davanti alla difesa, ragazzuoli, eh. Ho visto già gente giocarci, mi sembra anche il buon Simo Play che ce l'ha, si comporta bene in game, eh? Non ha questa versione, però in teoria questa qui dovrebbe essere forte, se il gioco gira. Poi, progresso giocatore, 34 punti progresso da andargli a distribuire. Allora, facciamo la selezione automatica di default che è impostata da Konami, va a 95 di overall. È lento come la merda nei tubi, però è molto aggressivo. Coinvolgimento difensivo 90, mediano puro. Collante, anche se io preferisco onnipresente, però comportamento offensivo praticamente nullo. 64, controllo palla. Passaggio rasoterra 85, cioè i piedi buoni. Allora, vediamo se togliamo qualche punticino qui e là. Allora, prendiamo un punticino qui e vediamo se riusciamo a dargli un po' di contatto fisico. No, è al massimo solo la destrezza, che a noi non ci interessa un cazzo. Qui niente, niente, lo lasciamo di default, così, perfetto. Usiamo i punti. Rodri, 95 di overall, e anche lui è da testare, ma oggi siamo qui per battezzare il Sium. Poi mi ha dato anche Ruben Dias, 22 livelli di crescita, difensore centrale, incontrista dovrebbe essere, esatto. E poi Gundogan che vaffanculo svincolato, fotte sec. Allora, quindi maxiamoci anche a bombazza il buon Ruben Dias, che è da provare anche lui. Quindi aumenta livello. Ok,
a Bombazza, B allenamento, anche lui ha già tutto lo stile 90. Di default 97. Assegnazione automatica 97 di overall. Porca puttana, ragazzuoli, che statistiche difensive c'ha questo. Comportamento difensivo 97, contrasto 96, aggressività 97, coinvolgimento difensivo 95. È lento anche lui come la merda nei tubi, 69-65. C'ha i piedi quadrati, 67 di passaggio rasoterra, 70 di passaggio alto. Salta perché ha 86 di colpo di testa, 88 di salto, contatto fisico pure buono. Resistenza 82, di sicuro lui andrà a prendere il posto al buon Virgil che l'hanno nerfato, mi sta facendo buttare giù tutti i santi. Quindi lo lasciamo così di default. Anche se con quelle statistiche lì, io provo ad abbassargli, dargli un po' più di piedini buoni in passaggio in rasoterra e passaggio alto, vediamo se riusciamo a mantenere lo stesso l'overall a 97. No, scende, rimane a 96. Rimane a 96. Niente, lo lascio automatico 97, dai, anche se c'è i piedi quadrati. Ok, anche il buon Ruben Dias è maxato al massimo. Adesso andiamo a metterceli in squadra, sia lui che il buon Rodri. E poi partiamo col campionato di football. Allora, avevo già messo Marquinhos al posto del buon Virgil. Testiamo subito Rodri. Allora, facciamo così. Van Dijk va in tribuna. 99. Sale anche la forza complessiva 2690. E poi voglio Rodri. Voglio Rodri che è qua, mediano 95, che arriverà a 98 in campo come Tchouaméni. E chi tolgo? Tolgo Casemiro. Vediamo. Esattamente. 97, non 98. Sai che c'è? Li proviamo tutti. Tutti i nuovi li provo. Ruben Diaz, Rodri e Cristiano Ronaldo Isiu. Si parte, ragazzuoli. Aspetta, fa vedere se c'ha le tattiche, le istruzioni individuali. Difensivo Hernandez. Ecco, vedi, difensivo a Rodri. Contropiede a lui. Linea bassa a Rodri. Olà, si può partire. Partita. L'attesa è finita, si comincia. Campionato di football. Allora, avevo raggiunto la seconda divisione. Konami ha deciso di mettermi lo zampino contro. La prima partita mi ha rincoglionito mezza squadra. Dopo 10 minuti ero 3-0. Ho detto, sai che c'è? Vaffanculo. Le altre 4 le ho quittate tutte di mia volontà e sono retrocesso matematicamente in terza divisione. Quindi, battezziamo la terza divisione. Mancano 3 giorni alla fine della stagione e poi si riparte. Ragazzi, cerchiamo di divertirci. Andiamo al match, primo sfidante di giornata, Scarsenal contro, che è sempre un po' meno Scarsenal, 2694 la forza complessiva della squadra. Avversario trovato, 4 le tacche di latenza, come di consuetudine. L'avversario milita anche lui in terza, Stevox 81, 2696 forza della squadra un pelino più forte della nostra. Allora, Bocca Steo. Emirates Stadium, siamo in casa, noi nera e lui, gliela lascio gialla, per forza. Allora, andiamo avanti, andiamo a vedere come sta la squadra, i nuovi pupilli. Allora, Cristiano Ronaldo sta su, Kanté, Marcio, Dybala e lì e là. Allora, al posto di Kanté ci posso mettere benissimo Tchouaméni, al posto di Dybala ci posso mettere benissimo Lionel Messi e per il resto lascio tutto così. Ruben sta bene. Secondo tempo magari Mbappé prende il posto di Ronaldo perché ormai non è più il Cristiano Ronaldo di una volta, c'ha resistenza che è nu mort. Alisson va bene, lascio tutto così. Vediamo lui. Ecco,
2697, forza della squadra è uguale identica alla mia più o meno. Due punticini in più lui. Gioca con la difesa 3. Allora, startiamo. Vediamo di che morte dobbiamo morire. Prima partita di giornata. Pollici arrugginiti. Noi siamo pronti. Anche il nostro avversario. E quindi, come direbbe il buon Sandro Piccinini. La tesa è finita, tutto sta per cominciare, si comincia! Si comincia, si parte ragazzuoli, da sinistra a destra. Cristiano Ronaldo appoggia, primo pallone di Cristiano Ronaldo. Subito Cristiano. Esagera Cristiano. Occhio, tienilo. Cerca di sorprendere, Allison si fa trovare pronto dopo 2 minuti dalla bandierina, Scholes. Vecchia scuola, lui sì che sa lavorare il cuoio, mettila fuori. Chi c'è qua? Rimane lì, ciao Menino, allontana, va bene. Attenzione all'assedio iniziale, minuti di kick-off. Spamma, un L1 triangolo, capisce tutto Rudiger e appoggia ad Allison, che va subito a cercare Erling. Prende, attenzione Sum, con la fascia da capitano si fa soffiare il pallone, devo cambiare di numero, attenzione Ronaldo. Apparecchia, è bella. Gioca bene lo Skarsen, al cambio il parziale 1-0, Haaland. CR7 col 9, non si può vedere, anche se appena è approdato al Real aveva il 9, perché il 7 ce l'aveva un certo Gonzalo Raul. Adesso poi gli metto il numero 7. Ancora Haaland. Neymar si fa anticipare. Tchouaméni capisce tutto ma non ci arriva. Dobbiamo essere più veloci a switchare. Occhio che entra. Si gira su se stesso, bella, spostalo. Rimane lì. Madonna, l'abbiamo sculata. Chi è quello? Johan Cruyff, pelé bianco. A porta vuota, la tira sul palo. Attenzione Neymar, sbaglia tutto il nostro avversario. Neymar ne può approfittare, cerca di passare in mezzo a due ma non ci riesce. Occhio. Tutta di qua. L'ha capita ma non la tiene. Tutta di là. L'abbiamo capita, la facciamo nostra e possiamo ripartire. Haaland per Ronaldo, capisce tutto lui. Adesso bastone, si mette sulla linea di passaggio. Tchouaméni che lotta, lui apparecchia. È messo bene Ruben Diaz, fa ripartire lo Skarsen. Subito così, Neymar che attacca la profondità. Viene giù forte lo Skarsen adesso. Attenzione Onei, attenzione Onei. Uno, due, tre. Tira. Non ha tirato il buon Onei. Rudiger, palla piena. Ronaldo, non passa, Allan si è frizzato. Occhio Militao, tienilo. Rodri che ha messo bene in mezzo al campo, sbaglia tutto, si fa riperdonare, fa ripartire lo Skarsen. Ronaldo, Messi di prima. Dalla bandierina, ci va, il buon Onei. Messi di prima intenzione, cerca di sorprendere. Anzi no, Messi, devo cambiare. Adesso abbiamo altri centimetri, quelli di Cristiano Ronaldo, che sono più di quelli di Mbappé. Attenzione, Haaland va in cielo, la tira fuori però. 21 minuti. Risultato favorevole allo Skarsen, 1-0. È ancora lunga. Ruben, non ci arriva. Ruben si mette sulla linea di passaggio, riparte lo Skarsen subito per Neymar, che chiede l'1-2 con Ronaldo che si fa anticipare. Occhio. Mbappé col sensazionale in mezzo. Cross buggato. Momo. Messi d'Egitto, non va. Erling è tua. Erling va in cielo. Proteggiamo con R1 in mezzo a due. Non ci arriva. Ci mette il corpo però. Subito di là. Ronaldo che attacca, entra bene, si gira, Cristiano non va. Vogliamo il gol al debutto del Sium. Occhio che attacca. Tienilo. Esci, bravo Rudiger. Ronaldo viene incontro. Dagliela. Giocano bene i due. Attenzione Neymar subito. Ah! Non entra. La crocca non entra. Militao, vai anche dietro.
Subito. Non riesce il fraseggio. Chi c'è? Cioè, Kylian Mbappé. Bella, bella. Via. Cristiano. Cristiano, troppo arretrato. Cioè, troppo avanzato. Esce male Militao. Sensazionale, può cambiare il parziale. Alisson è sua. Tchouaméni scivola. Tua. Buona, respira, respira, respira. Cristiano. Spizza. Spizzica Cristiano. Attacca la profondità. Fraseggiano bene i due. Ah! No, sono andato giù, sono andato giù. Spostalo. Madonna, l'abbiamo sculata, rimane lì. Eh sì, la dovevamo prendere, ci sta, dai, 1-1. Tutto da rifare. Uomo Salah, accorcia le distanze, al 41esimo. Ronaldo si appoggia. Fa volare sulle orecchie Cristiano Ronaldo. Colpo di lag. Ancora colpo di lag. Pazzesco. È andata bene fino adesso. Vai dietro, vai dietro, vai dietro. Via, via, via di prima. Erling. Bravo. Subito. Dai, Ronaldo di prima. Ok, minuti. Appoggiati. Ma non ci credo, ragazzi, ma cos'è successo? Dai, ma che cos'è sta animazione? Ma cos'è? È tutto CPU, ha fatto tutto Konami, ragazzuoli. Non ho fatto niente. Guarda, se lo fa rivedere. Guarda. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Gioca Konami alle volte. Allucinante. Allucinante. Non volevo lì, non volevo lì. Dai, fischia. Che mi è già salito lo sclero con le merdate che siamo costretti a vedere nel 2023 su sto gioco di merda. Partiamo col secondo tempo, noi siamo pronti, anche lui. Stai calmo, che tanto è capace che qualche cagata ti va a favore a te, Ale. È così. Purtroppo fa schifo, lo sappiamo. Non uscire. Nostra. Tchouaméni disorienta. Beh, si dagliela. Alta. Cristiano Ronaldo che protegge. Neymar che arriva. Madonna, Madonna, che gameplay, ragazzi. Bella! Mio Dio, che l'ho vista dentro! Cos'è? Punizione per noi, Van Dijk, un cinghiale al 52esimo. Da che posizione? Vicino, lontano? Attenzione che Neymar da qui è buona. Attenzione a Neymar che da qui è buona. Partonei! Attenzione! Se tira fuori il colpo dal cilindro! Onei! 2-2. Andiamo, andiamo. Questo qui va a finire nella goal compilation. Che basta kick-off, anche se non mi sembra uno di quelli che fa il kick-off. Neymar! Lotta! Bell'entusiasmo del gol fatto! Occhio che l'appoggia in mezzo. Ruben, bravo. Di qua chi c'è? C'è uno dei suoi. No, 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 qui ho sbagliato io, la fretta. Pensavo che c'era Onei, non ho visto il radar. Attenzione, Messi d'Egitto, col destro, che ce l'ha solo per scendere le scale. La mette in mezzo. Bella subito, così.
Ma fagli incontro, che X non è triangolo, porca puttana. Attenzione a Killian, in mezzo. Tutta di là. Oh, là. Onei a destra, non capisco cosa ci fa. Cosa ci faceva Onei lì? Cosa ci faceva? Ma perché si frizza? Vai dietro. Erling. Bravo, subito. La magia ancora di Onei. Vai dietro di testa. Lunga. Torniamo equilibrati. Erling, proteggi, sponda. Bravo Erling, subito così. Tap-in di Ronaldo. Si sblocca Cristiano Ronaldo al debutto. Sempre lui. Issium. Andiamo, andiamo. 3-2 Scarsenal. Non poteva essere altrimenti. Cristiano Ronaldo che allunga le distanze e porta in vantaggio lo Scarsenal. Cosa fa Quitta? Allora, 71esimo. Vediamo, Tchouaméni è scoppiato. E ci mettiamo il buon Kevin a fare il centrocampista, anche se lo preferisco trequartista, però Cristiano Ronaldo merita di stare in campo fino alla fine, solo perché ha portato lo Scarsenal sul 3-2. E per il resto lasciamo tutto così, dai. Dybala come sta? Dybala è giù. Però lo metto lo stesso. Andiamo. Portiamoci a casa questi 3 punti. Substitution for Arsenal. Number 20. Number 10. Leo Messi. Coming on the field. Number 17. Dov'è passata sta palla? Gliela ridà. Come ha fatto? Mamma mia, sto kick-off di merda. Allison dice di no, però è il 74esimo. Si oppone, tira giù la saracinesca e salva il risultato, supera 2 per noi. Allora, prendiamo Ruben, lui va sul secondo palo, dove c'è il buon Kevin, Ronaldo che la mette fuori, è partito Neymar, attenzione a Neymar, attenzione a Neymar, di là per Paulino, anzi va direttamente da Haaland, non volevo una roba del genere, Haaland che rientra, apparecchia Ronaldo per il tap-in. Occhio, si è messi male, tutta di là. Ma che cazzata ha combinato. Dybala. No, con la punizione, la gioia. 10 minuti più recupero. Non uscire, non uscire, non uscire. Bravo, Alisa. Subito che c'è alla Madonna, sta animazione quanto la odio. 6 anni ci metto. Appoggiati a Paulino. Vai Paulino, fa la tua. Pensaci tu, Paulino. Esagera. Perdiamo una brutta palla. Cristiano, vieni incontro. Ridagliela. No, subito larga. Bella, attenzione alla gioia. Freccia giù, si vede. Occhio al cross sensazionale. No, la mette male e la facciamo nostra. Subito. Ronaldo. Haaland. Neymar. Ma porca puttana, Haaland. C'avevi 6 km di campo, di prateria. Dai che l'abbiamo capita l'altro ieri. Ah! Ancora. Bravo. Di qua. De Bru. Neymar la vuole. Sui chiodi, entriamo in quei minuti. Ancora di qua. Bravo Ruben Dias, vecchia scuola. Beh, Ronaldo lotta, Cristiano. Adesso no, eh. Attenzione al cross sensazionale. Mettila fuori quadrato, va bene. Appoggiati lì. Via di qua, così, boom.
ci siamo portati a casa la prima partita, i primi 3 punti. Spammiamo una seconda partita, ragazzuoli. E poi stacco il video. Allora, andiamo avanti. Ok. Secondo sfidante di giornata. Un'attacca anche no. Annulliamo, vediamo, secondo tentativo di matchmaking, se si stabilizza un po'. Un attacco, ancora un attacco, niente, annulliamo. Fascia oraria balorda la mia, quando ho tempo da dedicare al gaming. 19:30, classe operaia che è tornata a casa e magari si sta spammando qualche partita. Server di merda intasati, infrastruttura lasciamo perdere e quindi... Già la mia connessione fa cacare. Ancora un attacco. Ma sai che c'è? Me ne sbatti i coglioni, la starto lo stesso. Cazzo me ne frega. Sarò con te. Figliero Vesuvio, napoletano. Chissà perché con tutti i napoletani però le tacche sono una merda. Valla a capire sta cosa. Mi sa che c'aveva ragione il buon socio Dente. Che saluto. Saluti il socio anche Angelo Bove. Allora. Andiamo a vedere come stanno i ragazzuoli. Allora, noi nera e lui bianca. Skarsgård si presenta così per la seconda partita odierna. Dybala morto. E mi gira il cazzo. Rodri pure, Militao. Non è messo benissimo lo Skarsgård, eh? Quindi ci possiamo mettere De Bruyne trequartista, dai. Al posto di Rodri, che l'abbiamo già testato nella partita di prima, adesso è giù, ci posso ritornare alle origini con il buon Tchouaméni e Marquinhos al posto di Militao. Faccio così, cosa devo fare? Neymar è su però, attenzione Neymar che ha appena tirato fuori il colpo dal cilindro su calcio di punizione. Vediamo lui come è piazzato sulla carta, siamo più forti noi. 4-3-1-2 col trequartista dietro a Mbappé e Benzema. Karim dei Dream. Si parte, dai, andiamo a vedere sta un'attacca come gira in game. Sarà una merda. Già c'è input lag. Con un'attacca apriti gel. Si parte. Da sinistra a destra, Emirates Stadium, Skarsgård contro Napoli. Vediamo se riusciamo a fare 3 punti anche in questa partita. Speriamo che sia fluido. No, già subito colpo di lag. Tenta subito il lancio lungo. Rudiger. No, sbagliamo tutto. La fa sfilare. Che sì. Minchia, uno che non ha fatto sensazionale. No, niente, c'ho un ritardo della Madonna. Non riesco neanche a chiamare i giocatori. Perché l'ho startata? Perché l'ho startata? Perché non ho tempo. Questa è la mia fascia oraria per giocare. Cosa faccio? Non gioco. Giochiamolo lo stesso. Amen. Sponda indietro. Mamma mia, quanto sono scontati. Niente, non riesco. Via, Dio della Madonna. Perché hai startato, Ale? Quando così stacca fai altro. Già ingiocabile, in più con la connessione di merda l'esperienza va a scemare, diventa uno scempio più del solito. Bello che anche l'altra volta, quando ho fatto il video, avevo il lag. Neymar, Kanté. Tienilo. Mamma mia, ingiocabile, raga. Madò, ragazzi miei. Ma solo sui football succedono ste cose. Solo su Konami, succedono ste cose. Nel 2023, che infrastruttura di merda. Come rovinare l'esperienza videoludica al gamer, ragazzi. Fanno pena. Non vedo l'ora che esce UFL, veramente.
so già che anche se è una software house ucraina, se non è peggio, fanno i botti. Lo so già. Dai, sponda all'indietro, bug del calcio d'angolo. Vai, muoviti! Haaland, non ci arriva. Vai da Neymar. Vai, vai. È stato bravo lui. Non riesco a switchare. C'è ritardo, mi ci mette 6 anni. Devo giocare d'anticipo. Vai da Ronaldo? Sì. Buonanotte. Buonanotte. Dai che l'ha capita, Kanté. Kanté vuole fare tutto da solo. Ronaldo che sbaglia il controllo. Strappo di lag. Ah, come faccio? La quitto, dai, mi sono già rotto il cazzo. Mi sono già rotto il cazzo, ragazzi. Ciao, ragazzuoli. Che gioco di merda, porco Dio. Dai, proviamoci, dai. Dai, calma, calma, calma. Stai calmo, dai. Stai calmo, che tanto è inutile. È così. Punto. Aspetta 6 mesi, quando esci UFL li mandi a fanculo una volta per tutte. Non riesco a giocare. Non riesco a giocare. C'ho cazzo da fare. Sai dove cazzo me l'ha passata? Non riesco, non riesco, non riesco a fare un cazzo. Niente, dai, ciao ragazzuoli. Ci ho provato a portarvi un video, ma non è ingiocabile, è ingiocabile. Peggior titolo calcistico della storia. Allora, fammi quittare. Ciao, Bedazzi, alla prossima. Portate pazienza, ma io non riesco ad accettarle certe cose. PlayStation